Amici sportivi, buon pomeriggio, siamo con una colonna degli Arcini, Roberto Corbani, classe 1956. Allora Roberto, se non sbaglio, trofeo del Panigaccio, oggi corri la gara numero? 1050, della mia vita podistica. Ragazzi, 1050 gare non sono uno scherzo. A che età hai iniziato a correre, Roberto? Beh, ho iniziato, vabbè, a 18 anni ho iniziato a correre con le scuole, poi ho rismesso, ho fatto qualche non competitiva, vere e proprio, da quelle contate, eccetera, ho iniziato nel 1990, a 34 anni. Poi diciamo una lunga militanza nel Casone Noceto, se sì, non sbaglio. Oltre 25 anni, 27-28 anni, e poi l'amore per gli Arcini mi ha coinvolto, mi avete coinvolto e sono venuto con voi, insomma mi sento a casa. Insomma. Ecco, oltre a essere diciamo un grande maratonetta, ti stai ora soprattutto dedicando al Corri Lunigiana, anche l'anno scorso grandissimi risultati. Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Gli obiettivi erano quelli di vincere almeno una volta la classifica del Corri Lunigiana. Purtroppo ho dei miei competitor che sono tremendi, sono molto forti, quindi arriverò terzo anche quest'anno, comunque non mi pongo obiettivi, basta correre, io sono contento. Bene, ricordiamo che comunque la simpatia di Roberto Corbani, una curiosità, perché ti chiamano il gufo matto? Per la mia passione che abbiamo tutti in casa mia, sviscerata per i gufi. Abbiamo oltre 500 gufi, ho il gufo sulla porta, ho sul cancello c'ho scritto attenti al gufo. E tra l'altro hai un bellissimo monumento che rappresenta un gufo davanti, sì, a casa davanti tua. Davanti a casa, che l'ho messo su io in terracotta, ho un monumento del gufo, ho tutti i gufi, è una passione che abbiamo da tanti anni. Che spero ci abbia portato fortuna. E ti sei fatto anche la maglietta, se vogliamo inquadrarla. Bene, Roberto, cosa vorresti dire a chi, diciamo, intraprende adesso questo bellissimo sport della corsa, visto che tu hai 61 anni ed è la tua 1050esima gara? Io cosa dico puoi dire? Di correre, di camminare, correre, basta, non serve la competizione, serve, non serve, fare, basta camminare, allenarsi e correre. Io ho risolto tutti i miei problemi che ho avuto nella vita con la corsa e anzi il mio motto personale è la corsa per la vita o la vita di corsa, quindi la mia vita è sulla corsa, quindi e con gli Arcini. Devo ringraziare voi degli Arcini perché è una bellissima famiglia. Mi trovo, quando sono venuto con voi, il primo post che ho postato è stato finalmente a casa. Bene, con questa battuta diciamo forza Arcini!